Massimo. Sì, io capisco la tensione. Per mia sfortuna non ho mai giocato un derby come Panucci, Corradi e come te. No, quindi mi dispiace soprattutto, ecco, sentire. No, devo dire, ecco, che dispiace. Capisco, però ecco, quella frase lì su Stoccarda, forse anche tu qualche dettaglio potevi evitarlo, no? Capisco la tensione, però poi magari si alimentano ulteriori tensioni, no? Che devo rispondere? No, niente, no, niente, io ho detto mia, quello che penso lui, è quello che penso io, è tutto qua. Prego, Cristian, Bernardo. No, Bernardo, io... Beh, credo che tu, dal punto di vista dell'esperienza della permanenza all'interno dello spogliatoio della Lazio, sei uno dei più anziani, quindi uno, fra virgolette, dei senatori. Credo che anche se il derby a Roma è una partita importante che può lasciare degli strasci dal punto di vista psicologico, credo che lo dovete al vostro essere calciatori e professionisti, quello di girare pagina e andare avanti, perché fino adesso avete fatto un campionato eccezionale e quindi sarebbe un peccato che una partita del genere potesse risultare come il punto di dell'inizio di un declino. No, guarda, noi ci concentriamo sul nostro lavoro e quello che facciamo noi. Poi alla fine, io ho detto, alla fine si fanno i conti. Va bene, oggi abbiamo perso, però non è che adesso da domani ci abbassiamo in testa e niente. Quindi ci alziamo e guardiamo davanti. Noi siamo una squadra giovane che dobbiamo sicuramente crescere tanto e smettere di fare errori di genere come abbiamo fatto oggi. Tutto qua. Grazie, buona serata. Grazie.